tutti e benvenuti a Una vita da Miss Vesuvio 2023. Io sono Sabrina e oggi siamo a Nola, città che ospita da anni la finale di Miss Vesuvio, che ospiterà anche quest'anno la finalissima 2023. Conosciamo tutte le Miss finaliste che il 26 novembre si contenderanno il titolo di Miss Vesuvio e Miss Vesuvio Curvi. Ma prima scopriamo com'è finita lo scorso anno. Miss Vesuvio Curvi e... Oggi conosciamo Teresa Romano. E dopo restate sintonizzati per la nostra rubrica Campagne in pillole. Ciao a tutti, sono Teresa, ho 24 anni e sono napoletana. Nella vita sono lash maker, per chi non lo sapesse io mi prendo cura dello sguardo nella sua pienezza. Ho intrapreso questa carriera all'incirca 2-3 anni fa. Mi piace il mio lavoro perché mi permette di stare a contatto con le persone e infatti molte delle mie clienti, quasi tutte, sono mie amiche. Nel mio progetto futuro vedo sicuramente tanta formazione, tanta costanza e determinazione. Spero un giorno di aprire un grande salone di bellezza. Sono molto fortunata perché dalla mia parte ho la mia famiglia che mi ha sempre supportato e sopportato. Il rapporto con mia mamma è molto particolare perché siamo cane e gatto, litighiamo praticamente sempre. Siamo dello stesso segno zodiacale e a casa non riusciamo a stare. Il problema però è che quando poi non siamo insieme ci manchiamo. Quindi abbiamo bisogno l'una dell'altra, nonostante litighiamo perennemente, però penso sia il bene che ci vogliamo. Il rapporto con mio padre invece, vabbè, noi femmine sappiamo bene cosa fare con i papà. Quindi diciamo che lui è quello un po' più calmo della famiglia, non litigo mai, quello un po' più affettuoso, anche se non si direbbe, abbiamo un bellissimo rapporto. Ho un rapporto speciale soprattutto con mio fratello, nonostante sia maschio e sia più piccolino. Siamo gli unici due figli e abbiamo un rapporto speciale, ci completiamo, ci aiutiamo e lui è come se fosse il mio migliore amico, oltre il fratello. Quello che ci lega anche molto è il fatto che noi non abbiamo sempre vissuto qua. Ci siamo trasferiti qualche 10 anni fa, prima vivevamo a Piacenza, ci siamo trasferiti e adesso viviamo qua. Un'altra cosa importante della mia famiglia che mi piace molto è il fatto che qualsiasi tipo di problema lo affrontiamo seduti a tavola e parlando. A proposito di questo, devo tanto anche alle mie migliori amiche che mi hanno sempre appoggiato e aiutato. Siamo cresciute insieme quando eravamo piccoline e nei momenti di sconforto me le sono sempre ritrovate dandomi una spinta per andare avanti. Quindi le devo ringraziare perché mi hanno aiutato a capire che quella era la strada da prendere. Ho qualche difetto. Sono permalosa, perfezionista, egocentrica, quindi è molto difficile starmi dietro e ne sono consapevole. Sono però anche molto autoironica, mi piace ridere della vita e non prendere le cose molto sul serio. Sono solare, socievole e spero divertente. Sono molto iperattiva, non mi piace stare ferma, devo trovare sempre qualcosa da fare. La mia passione per la moda è nata sin da quando ero bambina. Col tempo ho sviluppato il mio stile, mi piace stare al passo con le tendenze, infatti molto spesso le mie amiche mi prendono in giro e impiego molto tempo nel prepararmi. Un'altra mia grande passione che mi accompagna da anni è la danza. Grazie a lei ho potuto esprimere femminilità e sensualità.
adesso ho iniziato a praticare danza aerea. Praticamente è una danza che è nata nel circo, si fa facendo delle acrobazie, delle pirouette, delle figure su dei fili appesi in aria. Amo i tatuaggi, da come si può vedere. Penso che il corpo di una persona sia un tempio a cui dedicarsi da abbellire. Quindi penso che ognuno di noi debba abbellire il proprio tempio in una determinata maniera. A me piace il fatto che quando le persone ti guardano sappiano comunque capire, anche senza conoscerti, che tipo di persona sei. Non a caso ho scelto dei tatuaggi colorati, proprio per il mio essere solare. Mi piace trasmettere questo lato di me. Amo i viaggi, infatti prendo qualsiasi tipo di occasione come compleanno, onomastico, festività per regalare viaggi, perché penso che quando torni da un viaggio non sei mai la stessa persona che è partita. Ho visitato molti posti e mi auguro di visitarne tanti altri, tra Mykonos, Ibiza, Barcellona, Praga, Parigi è quella che mi è rimasta nel cuore. Un po' perché forse è la capitale dell'amore, un po' tutto romantico, un po' perché c'è questo grande parco che è Disneyland e io sono un amante della Walt Disney, quindi mi è rimasta proprio nel cuore e spero di ritornarci, anche se già l'ho visitata. Infine, adoro tutto quello che riguarda il mondo del beauty. Miss Vesuvio. Miss Vesuvio è stata un'esperienza fantastica. Ho fatto cose, ho conosciuto ragazze simpaticissime, abbiamo stretto tantissimo rapporto, abbiamo sfilato, abbiamo indossato abiti di tanti marchi, abbiamo fatto cose bellissime, è stata un'esperienza indimenticabile, non me la dimenticherò mai. Da questa finale di Miss Vesuvio 2023 mi aspetto grandi cose, emozioni, sorprese e soprattutto divertimento, perché nonostante sia una gara l'importante è partecipare, ma io vincerò. Volevo fare un in bocca al lupo a tutte le ragazze, volevo ringraziare anche chi ha reso possibile questo evento, perché ci ha fatte contente e ha fatto in modo che noi avessimo tante nuove esperienze da mettere nel nostro bagaglio culturale. Grazie a tutti e ci vediamo alla finale. Ciao Miss Vesuvio. Vesuvio Curvi accede alla finalissima 2023 Tesa Romano, la numero 2. Miss Vesuvio è anche valorizzazione del territorio. Vi portiamo con noi, con la nostra rubrica Campania in pillole, a conoscere i luoghi più belli che abbiamo incontrato durante il nostro tour. Oggi siamo a Madonna dell'Arco e vi portiamo a conoscere il famosissimo santuario. Madonna dell'Arco è una frazione del comune di Sant'Anastasia nella città metropolitana di Napoli. Il comune ospita il famosissimo santuario di Madonna dell'Arco, meta di numerosi turisti. Il santuario fu realizzato nei primi anni del 600 in stile neoclassico, a croce latina, alternando il grigio dei cornicioni con il bianco delle pareti tappezzate da tavolette votive. Entrando si rimane affascinati dalla bellezza del tempietto realizzato da Bartolomeo Picchiatti nel 1621, che custodisce la venerata immagine della Madonna dell'Arco, posto proprio al centro della navata centrale sotto la cupola. È solito chiamare e riconoscere i fedeli della Madonna dell'Arco come battenti, che si mettono in cammino insieme verso il santuario, compiendo un cammino di fede e penitenza nel grande pellegrinaggio del lunedì in Albis. Si contano circa 400 associazioni per un totale di 60.000 iscritti. Nei giorni che precedono il pellegrinaggio, i battenti sono soliti attraversare le vie del loro quartiere con gli stendardi accompagnati da bande musicali, invitando tutti a lodare la Vergine dell'Arco con il loro antico canto e chiedono delle offerte che servono loro per le feste che si svolgono nel loro quartiere in onore della Madonna e anche per portare un'offerta al santuario. Ci vediamo alla prossima puntata di Una vita da Miss Vesuvio 2023 con la nostra rubrica Campania in pillole. Ciao!